Prossimità. Un parolone, quasi una parolaccia di questi tempi. L'abbiamo sentita pronunciare dal Papa, la ritroviamo nei Vangeli e compare anche nel testo di una canzone. Mi pare di ricordare che dica: adesso sono certa della differenza tra prossimità e vicinanza. C'è una differenza, quindi, e gioca a nostro favore. Si può essere prossimi a prescindere dalla vicinanza, vale a dire nonostante la lontananza. Ci siamo chiesti, Azione Cattolica e Movimento dei Focolari insieme, come potessimo rendere questo Natale un Natale di prossimità. Quale gesto concreto ci potrebbe avvicinare a chi in questo momento si trova solo, lontano, chiuso in casa? Ci è venuta in mente una cosa così ovvia, ma così ovvia, che sicuro ci avete pensato prima di noi. Ma noi ve la diciamo lo stesso e proviamo a farvi qualche esempio. Durante il lockdown abbiamo fatto molte videochiamate con gli amici e abbiamo telefonato ai parenti per sapere come stessero. Qualcuno però potrebbe non aver ricevuto molte telefonate e molte attenzioni. Perché non prenderci a cuore queste persone? Perché non adottarle come se fossero i nostri parenti, i nostri prossimi? Ciao, sono Margherita e vi racconto di un piccolo gesto di prossimità che ho fatto insieme ai giovani della mia parrocchia di Imola. Il nostro parroco ci aveva chiesto di chiamare gli anziani che compivano gli anni nei mesi del lockdown. E ci abbiamo provato e non è stato affatto come ci aspettavamo. Cosa ci aspettavamo? Ore e ore di chiamate, di chiacchiere al telefono. Bene, non è andata così, le chiamate erano molto brevi e i grazie detti sottovoce. Invece impiegavamo un sacco di tempo a trovare le parole giuste, a pensare a cosa dire, a fare spazio dentro di noi. Bene, questa è stata un po' la mia esperienza e non vedo l'ora di sentire i vostri gesti di prossimità. Ciao, sono Matteo di Catanzaro, ho 12 anni e conosco il Movimento dei Focolari da quando avevo 5 anni. Insieme al mio gruppo abbiamo sempre svolto attività rivolte al prossimo. Siamo anche impegnati in una parrocchia della nostra città e prima della pandemia, tra le cose, portavamo il cibo già cotto da casa e lo servivamo alle persone bisognose. Con il lockdown tutto ciò ha preso una forma diversa e spesso noi ragazzi non possiamo andarci. Qualche giorno fa abbiamo saputo di una signora che possiede una piantagione di mandarini e per non buttarli li offriva a chi voleva andare a raccoglierli. Siamo andati con le famiglie e ne abbiamo raccolto 30 casse. Alcune sono state distribuite nei nostri quartieri in cambio di un'offerta e 13 casse sono state portate alla parrocchia e consegnate insieme al pacco alimentare per i poveri. Sono stato felicissimo di poter ancora essere vicino a chi ha avuto difficoltà economiche a causa di questa pandemia e di poter aiutare concretamente gli ultimi della città. Grazie a tutti e buon Natale!